Vabbè, ah, ancora due, vabbè. Li avete spenti i telefoni? No. Silenzioso, dai. Spento il telefono? Ah, ok, no, perché vedo che è una signora che fruga. Sono io, lo so spento. Allora, ditemi se nel 2023 dobbiamo ancora usare il macchina scrivere. Questa cosa non l'ho mai capita. Inizia usando il macchina. Bella, eh? Comunque, come sta a dire? Forse quelli di terza non lo sanno nemmeno, ma io avevo un telefono a tastino, sicuramente voi sapete cos'è. E avevo un Winnie the Pooh attaccato. Sapete che il telefono fa male, no? Si dice, le radiazioni, senza strani complottini, sì. Fa male, può essere. Sì, sì. Vabbè, sta di fatto che su questa notizia io ho avuto delle cose, forse. Avevo questo Winnie the Pooh attaccato al telefono, dicendo la vibrazione. Io non so nemmeno perché lo avessi, non so da chi l'avesse ereditato. Sai il fatto che dopo due settimane che ho comprato il telefono, anzi, comprato, scusate, ho ereditato il telefono, è diventato tanto così. La settimana dopo l'avrei iscritto all'asilo. Vabbè. Poi io non capisco, è questa proprio. Quelli che quando guidano sono proprio. Ma effettivamente se funziona con Wind. Ah, beh. Oh, hai guardato te se funziona? Io sì. Essere o non essere. Questa troviamo a Shakespeare, nella terza parte dell'Amleto. Una citazione conosciuta ormai in tutto il mondo. E allora, vediamo se conoscete quest'altra. Scegliere o non scegliere. Ragionavo e mi chiedevo come gli uomini abbiano interpretato il significato di vita. La vita è come una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. Io sono Forrest. Forrest Gump. Non mi è piaciuto. Oppure... cosa di più profondo e significativo. La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Questo che avete appena sentito era Italo Calvino. Forse un po' diverso da Forrest Gump. Nemmeno questo. Esattamente! Che cosa intendeva Calvino con di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme? Sono nessuno ma colui che vi narrerà una storia, un racconto che cambierà totalmente il vostro modo di vedere il mondo. Se la vostra vita fosse un film, che tipo di film sarebbe? Oh, state lì, mi raccomando, tenetevi stretto il biglietto, non ve ne sarà dato un altro. Buona visione. Poi tanto la macchina da scrivere la devo levare io, capito? Ascolta,
Conti a ferre! Sono sempre chiamato in causa. Cazzo! Non ho tempo! Ci vuole troppo tempo! A malapena il tempo! Hai tempo e ne avrai un altro! Eppure, io e Gennaro saremo in buon tempone! Certo, buon tempone! Va bene, non guardatemi male! Non vogliamo perdere il tempo! Ma Cripto! Per Gin di Regina! Oh cielo! Per Zeus! Cercando di non dire cazzo. Avete presente la frase? Tempo è il tempo. Cioè, tempo a me, che sono il tempo. Quindi vorrei decidere qualcosa anch'io. Io sono il tempo e ho il tempo da vendere. Oh, è roba buona. Non in quel senso. Anche se tutti vi drogate di me. Siete assuefatti alle lancette. Come se io, tempo, fossi quelle lancette. Delle semplici, banali lancette. Combatto il tempo con cose che fanno peggio, ma lei non la noia, peggio sintomo di esso.
passa svelto e non sento il cambiamento, ma se passa attento mi sfida fuori il petto e non esiste la cosa mi fastidisce. Prendiamo i numeri, la punta per vedere quando finisce, striscia tra le lance e zitto come pisce, perditi nel buio ma non perde chi ne pisce, tic tac tu perditi con TikTok, che il coltello che ti uccide forse in fondo non l'hai visto, mi sa che ritornerò un bimbo. Con la mattina rollettiva e con il pomeriggio fitto. Aia, domani avrò le rughe per lo stress. La vecchiaia ha paura di attaccare me. Un cane abbaia solo di vedere un grosso. Occupato con il tempo e per adesso ancora l'osso. Stronzo. Buona visione. Tempo, stronzi. Guardate ad esempio questo incontro. Uscito di casa in anticipo e sono già in ritardo? Usain Bolt in ritardo? Com'è possibile? Piazza Veloci, il posto giusto per me, ma dove sono tutti? Cioè, l'appuntamento era alle 7 e sono già le 5, impazzisco! Un po' di stretching per passare il tempo, però va sempre bene. Questa è Piazza Veloci. Ma certamente, mio caro amico. Vedo, però sei in ritardo. Cioè, viaggiate alle 5 che ti aspetto. Siete molli come delle panisse. Scusa, ma c'era traffico e... Niente, Mosse. Sei in ritardo. Adesso lasciami finire il mio stretching. Sì, però io sono in anticipo. Perché mi ha parlato così? Quando potrò tornare a casa? Sì, scusa. Ehi. Senti come tira! Sì. Scusa, dicevi? Dicevo, quando andranno gli altri? Di sicuro non prima di me. Sì. Senti come tira, ma vedi che muscolo. Ora dormi, dai. Con questa pump qua, impossibile dormire. Potrei fare altri 10 vettinini senza fermarmi. Ma dimmi, dove sono gli altri? Beh, alcuni hanno paccato. Invece altri sembrano dei desaparecidos. Ci basterà aspettare. Dobbiamo fare in fretta, però. Aspetta, cioè, letteralmente aspetta. Vuoi aspettare in fretta? Certo, guarda in fare. Are you ready, Boots? Let's start walking. Stop! Eppure, se sono il tempo, posso confondere il tempo. E se ieri è domani, e domani è ieri, allora oggi non esiste. In quel che voi umani chiamate oggi, potete mettere tutto e tutti. Da una sensazione corrispondente al nome di animo, a qualche personaggio che qualcuno potrebbe dirvi che ce l'ha stata. Ma se io, tempo, smetto di esserci, allora tutto è sospeso. Quasi tutto è sospeso. Stop freeze! Ehi, ciao ragazzi! Visto? Lo stanno solo aspettando in fretta. Ma cosa? Un'altra stupidità di Zen? Credo, però non ti offendere. Chi si offende? Chi si offende perde tempo. E chi perde tempo, perde l'oro olimpico! Il tempo è presente per divertirsi. Comunque, come state ragazzi? Io sono
velocità. Ehi, penso io! Ho capito, ci vuoi stare? Vivo. Mamma mia, siete voli come della malissa. Ehi, senti, l'ho già fatta io questa battuta. Sei arrivata tardi, come sempre. Oh, come sei permaloso. Comunque, oggi ci sono film per accontentare chiunque. Comici, drammatici, di avventura. C'è questo film in particolare che parla di un uomo di nome Chris Gardner. Vendeva macchinari ospedali di una tecnologia all'avanguardia. Solo che dopo un po' aveva cominciato a perdere tutto e alla fine gli rimase solamente la... Sì, però non spoilerare tutto. Però se sembra carino, come volete voi. Basta però... che non faccia paura, perché io ho sempre paura. E dai, prendi posizione, vedrai che sarà divertente. Però dobbiamo aspettare gli altri per poter scegliere il film. Non accetto che arriviate più in ritardo. Domani lezioni di rettilineo, così hai imparato ad arrivare allo spacca secondo qua. Oh, con noi non te lo puoi prendere, noi eravamo in perfetto orario. Certo, certo, come no. Io è dalle 5 che vi aspetto. Siete molli come delle panisse. Guarda che ridete adesso la prima volta, eh? Fa sempre ridere. Infatti, al pubblico è piaciuta. Al pubblico? Perché ci sono altre persone. Lascialo stare. Sarà campione di velocità a livello mondiale, ma anche campione a livello di nettezza di cervello. Guai a voi, anime brave! Se ritardo voi avete fatto, il peggior girone toccherete contatto. E nello scalinco in basso dell'inferno non troverete sol fuoco, ma anche inverno. E il vostro cuore ghiaccerà e arderà, per far sì che nello vostro prossimo appuntamento la lancetta suonerà. E tic, e tac, 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 e tic, e tac. Non per infrangere i tuoi versi, ma tu, orario, hai sbagliato in tutti gli universi. Io da prima delle 5 della tarda mi presento, io dell'orario di appuntamento. Io già prima che il sole sparisse, tu in ritardo entri a far parte delle panisse. Sono un genere! Dante Alighieri vs. Joseph Ball, solamente 700 anni di distanza! Un pareggio. Ma che dici? Ho fatto versi meglio e soprattutto più velocemente di lui. Iose in uno, Dante zero! Però Dante, cioè, tardo, eh? 5 della tarda, mi presento. Vuole questa? A te? Sì, sì, panisse, 1-0, ritardo, ora lasciami scrivere. Aspetta, ritardo? Sono in ritardo? Di certo non sono io quella in ritardo, perché come Dante, non batte chiodo. Barso come schianto lo cuore, detto per Beatrice, mi somma amore. Certo che mi ho sentita, ma per il momento me ne resterò qui, buona e zitta, a vedere quello che succede. Mi raccomando, eh? Il suo pensiero si fa voce quando anche giace nell'ombra. E la mia faccia sola mi luce. Ricompommi, si stabilizza lo mio sguardo. E a voi domando, perché mi dite tardo? Sono le 7:10, però è un problema. Non preoccuparsi. Qua c'è sta un grossissimo problema. Io dalle 5 che l'aspetto. E mi ritardo come delle panisse. Hai visto? Ma che dico un po', ma ti è piaciuta? Ma piaciuta a chi? Le 7:10? Sono in ritardo, in ritardo. Oddio, passa nel tempo e l'uomo non se ne vede. Dante. Thank you.
Benvenuto nel centro servizio smistamento. Telefonate di emergenza. Attendere, prego. Tutti gli operatori sono momentaneamente occupati. Appelliamo di rimanere in attesa per non perdere la priorità. Attendere, prego. Tutti gli operatori sono momentaneamente occupati. Appelliamo di rimanere in attesa per non perdere. Attendere, prego. Tutti gli operatori sono momentaneamente occupati. Ricordati, gli ultimi saranno i primi. Tutti gli operatori sono momentaneamente occupati. La preghiamo di rimanere in attesa per non perdere la priorità. Buongiorno, servizio d'emergenza. Buongiorno, c'è una persona per terra, è svenuta. Nome, cognome? Dell'Altalighieri. Come detto? Dell'Altalighieri. E allora scusi il passo l'altro. No, 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 hai parlato con l'operatore 1, 4, 3, 3. Attende, prego. Ma è per andare all'interno, digita. Per attendere, prego. Per andare all'inferno, digita. Attendere, prego. Per andare all'inferno, attendere, prego. Vediamo di rimanere in attesa per non perdere la priorità. Per andare in paradiso, digita 1. Per andare in purgatorio, digita 5. Per andare all'inferno, digita 7. Per il limbo, resti in attesa. Buongiorno, servizio d'emergenza, mi dica. Buongiorno, mister di morte, c'è una persona per terra. Parente, amico, fidanzato. Amico? No, welfare italiano. Prego? Biondo mono castano? Mi scusi, ma lei che gliene frega? Allora dormivo sul lavoro, grazie. Parente, amico, fidanzato. Amico? Welfare italiano? Guelfo? Biondo mono castano? Castano? Nome e cognome? Dante Alighieri. Dante Alighieri, sì, come il famoso poeta, per favore, io ho bisogno di aiuto! È la trentesima volta che ci chiamate in un mese, avete rotto le palle! Dante, non lasciarci così, Dante, non puoi lasciarci così, il pubblico non ha ancora visto niente! Dante, Dante, Dante! Vive, che incorrere alla morte, dai! Bene. Poteva finire su tutti i giornali. Dante Alighieri viene annichilito. Lei usa in Bolt. Non ho detto bene, sei svenuto. Non so ben ridire come io vi entrai. Tante era piena di disperazione che la veraccia vi abbandonai. È proprio Dante, sta benone. Come posso essere riconoscente alle persone che in piedi hanno messo la mia mente? Ciro, ma che torniamo a parlare normale ora? Raggiunto hai per... Hai ragione, c'hai proprio ragione! Ma c'hai, non era sbagliato a dire! Ma Dante, mi cali su ste cose! Che sono rimasto per Beatrice, non mi scrive da un po'! Ma se ti ha scritto un po' il compito non la fa! Poi, vabbè, lui mi ha riscritto e non gli ho risposto. Dai. Ma perché lui è il poeta degli stalker? Magari avrà qualcosa di importante da fare! Magari... a qualcuno di importante da farsi. Ma no, per te, dai, che pensi solamente a queste cose? Non so, Dante, quando è che ti ha scritto? Lo so, una, due ore fa. Beh, abbastanza tempo per farsi qualcuno. Io sei! Ho capito. Dai, devi lasciarla fare solo queste cose. Non stare troppo addosso. No, sto che bel messaggio. Spero di diventare migliore di Dante. Dai, ha ragione, non lasciare troppo e vedrà che prima o poi ti scriverà. So, e se fosse come dice Usain, oddio, mi potrei rinchiudere in una torre come Conte Ugolino, se fosse così. Il Conte Ugolino? Quello che si è mangiato i figli? Ho paura, paura! Allora tu non hai letto bene tutto il mio inferno, c'è anche quella parte dove c'è lo sguardo di Dania! Dante, stai tranquillo, non tutti hanno il tuo gusto del macabro! Inoltre, ricordati, quando... ti metti troppo in focus sulla persona e invadi i suoi stati personali. È come se rimanessi offuscato. Alcune volte mi senti lasciarla. Io quando, sì, quando qualcuno mi ha addosso, sento come se un macigno fosse sulle mie spalle. I problemi non mi sono mai piaciuti. E dai, non ti preoccupare, pensa a goderti la serata, ok? Comunque. Conte Ugolino aveva proprio una bella storia. Cioè, era un conte, patrizio, signore. Ok, si era mangiato i suoi figli.
Però dai, palesemente era il protagonista della storia. Scusa, hai proprio dimenticato la parte più importante. Ha mangiato i suoi figli. Scusa, tu hai dimenticato la parte più importante. Era un conte Patrizio Signore. Cioè, ma dai, palesemente aveva il pacchetto full inclusive. Però il conte Ugrino non ha fatto una bella fine. Basta ricordare sciagure. Però vedrai che con l'autrice, dai, andrà tutto bene, dai. Dante, 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 no, Dante, scritto. No, Dante, non lo so. Che è finito. No, Dante, Dante, no, non di nuovo, Dante, Dante, non puoi lasciarci così, è svenuto, ma guarda, non si era capito che era svenuto, no, Dante, Dante, io credo che è no, no, ce la deve fare, ce la deve fare. Dante, Dante, non posso farcela. Ok, stop. Il mio lavoro è quello di fermare il tempo e di mandarlo avanti. Posso fare qualcosa? Non posso fare niente. Ehi, saggio, entra tu. La ricetta del cocktail della vita non la conosce nessuno. Se proprio dovessi buttare giù un po' di ingredienti, direi un terzo di entusiasmo, un terzo di incoscienza, un terzo di coraggio. È una bella sbollata di paura. Ecco, il fatto è che a volte ci sentiamo come se stessimo facendo un salto nel vuoto. Abbiamo paura e fino alla fine diciamo agli stessi: no, oh no, non posso farcela, non sono pronto. Poi alla fine saltiamo. E prima di accorgercene, eccoci in volo, dentro la più bella e autentica sensazione di libertà. Libertà! Libertà! Vivi! Bea, dove è Beatrice? Beatrice! Beatrice! Lei mi ha scritto, mi ha finito, perché... Dante, stai bene? Ti dico una cosa, devi lasciarla andare. Ha ragione, non sempre le cose vanno come desideriamo. Noi ci saremo sempre per te. Comunque mi ha scritto che è finita e... Io ho delle unghie bellissime! Come, scusa? Guarda, è finita! Ho delle unghie bellissime! Ho pure mandato la foto! Che cosa dice? Dice, è finita la sessione dall'estetista! È vero, ecco perché non mi rispondeva! Era rifarsi le unghie dall'estetista! Pensate un po', siete fatti verde e rosso e quella scritta Dante ti amo! Una lettera per ogni dito! Non gli avevo detto nulla per non spoilerare di Dante, non capisci una beata a me! Ma ricordo me stessa che sono una signora. Guardate! Le mie che sono pazzesche! Ho scritto Dante ti amo. Non è intervenuto. Però in effetti dire ti amo ai giorni d'oggi, ai nostri, è un po' troppo impegnativo, no? Devo scrivere tipo Dante ti voglio bene. Sì, ha ragione. Siamo un po' troppo impegnativo. Troppo impegnativo. Scusa, metti un po' il braccio così. Oh, è così? Ha ragione, sono bellissime. Visto? È una sorpresa incredibile. Sì, sì. Ma è tutto questo. Lui? No. Ah, dottore! Grazie mille per aver salvato il nostro amico. Sì, la ringrazio con tutto il cuore. Posso sapere il suo nome? Oh, beh... come dire, segreto professionale. Comunque, ragazzi, a meno che non vi serva più il mio aiuto e non debba vestire un morto, io direi che... Come così intende, scusa? Aspetti. Mi dica, lei è un medico. Esattamente. Allora perché dovrebbe vestire un morto? Sempre per la stessa ragione. Il tempo mi ha mandato perché voi, specialmente tu, mi avete chiamato. Ed io sono tutto quello di cui avete bisogno. Chi è
è un malato. Cioè, chiamerebbe qualcuno per vestire un morto in una situazione del genere? Beh, però la frase chiamate un medico, un necroforo, qualsiasi cosa, boh, non so, mi ricorda qualcosina. E per questo è venuto un... Niente son più che un dottore. Salvo vite ogni giorno per ore e ore. Poi, ora del decesso, 19-17. No! Troppe le cartelle cliniche lette. Anche decisi. Cambiai lavoro. Niente son più che un necroforo. So che si dice necroforo, ma non faceva prima. Copro coloro che hanno perso conto la morte. Ma neanche questo gradì, così chiusi le porte. Allora, che cosa sono in questo mondo? Tutto, forse sono un vagabondo. Se mi chiamano, faccio anche il profeta. Ma quel che sono, niente più che un poeta. Profeta, poeta, chi davvero tu sei dentro? Medico, necrofono, trova il tuo centro. Scegli colui che vuoi che tu sia. Cancella il male, trova la tua via. Tu, poeta autore, vieni da me a identificarmi. Il politico è uomo d'amore. La tua amata fu la prima a parlarmi. Affermò Dante, uomo di fascino e cultura. Insieme a lui sarò su ogni piano, su ogni altura. E anche affermo Dante, uomo di verde e smarrimento. Prova tu il tuo essere. È sotto il tuo mento. Sei più! Sei più per un poeta! Sei! Sei! Io sapevo ci fossero geni come te! Insegnami! Devo imparare! Devo impressionare la mia donna! Oh, Becco! Non credo sia possibile! Ragazzi, ma lui sta bene? Ma controllate un po'! Io intanto vado a cercare me stesso! Sarà ancora in tempo, vero? Va bene! Tutto bene, sei sul luogo. Sì, stai bene? Sì, mi sento peggio di ieri, ma meglio di domani di sicuro. Devi stare proprio bene per farci prendere dei colpi del genere. Non lo so, senti i colpi di scena. Magari qualcuno della compagnia che non vediamo da mesi e che, boh, non lo... E così, piazza veloce, eccola qua. Dovrebbe essere questo il posto. Chissà dove abita. Ma... via. Non vedi via Miragno? Miragno? Mi piace. Perché è una località creata in Liguria da Pirandello nel Fumazia Pascale. In fondo, che lo spazio e che il tempo sono solo un'invenzione. Allora, sto qui. Che ci fai qua? Oh, ciao ragazzi, come state? Come stiamo noi? Dovremmo chiederlo da te, non ti si vede ormai da mesi, Beh, ho avuto, come dire, un po' da fare, ecco. Oh, e avete tutti da fare, e voi, e beh, mi state ansiando. E vi pareva che non diceva che ero ansio? Sei un po' timido. Come stai, vecchio mio? Devo. Vedo che non sei proprio cambiato, Sempre mollo come una panissa. Gliel'ho detto anch'io. Deve smesciarsi un po' di più. Vabbè, lasciamo stare. A cosa dobbiamo la tua presenza qui oggi? Oh, beh. Perché siete miei amici e mi mancavate? Non mi convinci. Stavi parlando di qualcuno prima. No, non stavo parlando di nessuno perché non stavo parlando. Hai parlato di un'abitazione? No, chissà dove abita, ha detto così. Ma no, ma dai, vi sarete sbagliati. No, hai detto proprio così. Me lo ricordo perfettamente. È che sono andato in un bar. E niente. Sei andato in un bar. E dopo cosa è successo? E va bene. Ieri sera ho conosciuto una certa Adriana in questo bar e mi ha detto che dovrebbe stare qui in Piazza Veloce.
Tu, che incontri una ragazza, lo scivolone umano, l'uomo più confusionario di tutti, non è che invece di aver incontrato un'Adriana, hai incontrato un Adrian sotto copertura? E che la copertura ce l'abbia proprio qui sotto? Ah, ah, comico giamaicano! Hai mai provato ad andare a Zelig? Ok, va bene, basta ragazzi, ricordatevi, dobbiamo andare d'amore e d'accordo. Ma se non ci credi neanche in volare. Non va a dimenticare l'amore e l'accordo! Brutta! Dai, non ho litigato! Bustate fuori! E lasciami! Avresti potuto strapparmi un polpaccio e addio mondiali di atletica! Se voluto ti avrebbe potuto strappare anche qualcosa. Cosa hai detto? Niente, niente, guarda, stavo guardando la foto profilo di Beatrice. Comunque, via, tu sai cosa ci facciamo qui oggi? Ma certo, ho letto qualcosa sul gruppo di una gita in montagna. Quello era 2 giorni fa. Certo, oggi andiamo in centro a fare shopping. Credo che siete le ultime persone che farebbero shopping. A noi piace. Vabbè. Avrai sbagliato gruppo allora. Ma no dai, stavo solo scherzando. Oggi ovviamente andiamo a berci una birra. Ambiente giusto, giuste persone, avete scelto proprio bene. Ok, non sei nulla. Ma cosa ti potevi aspettare dal confusionario Mattia Pascal? Andiamo al cinema. Ma certo, era la mia seconda opzione. Guarda, a dir la verità, la matematica non è un'opinione. Non lo sarà per te, evidentemente. Attacchi rogna con me ora. Ok, basta ragazzi, devo pensare a cosa fare e non a come insultarci, perché sarebbe veramente stupido. E va bene, così sì. Grazie. No, raga, mi ha scritto Virgilio! Sì, è il mio migliore amico! Quello che fa il parola, no? Sì? Ah, quello che fa il poeta per professione, che tanto non alza una lira? Sì, beh, lui ultimamente sta... Quello tutto incriccato con il naso più storto della Torre di Pisa! Come l'hai da dire con chi ha un naso importante? Comunque sì, lui. Ah, per subito! Io non so che dire. Ok. Comunque sì, mi ha scritto e non credo che l'abbia proprio presa bene. Cosa? Che hai fatto? Come posso dirlo? Potrei avergli detto che porto Beatrice al Club Paradiso. Invece che lui, nonostante glielo avessi tipo promesso, ma niente di serio, ecco. E allora dillo, che sei proprio un pezzo di mezzo! Un pezzo di mezzo! Non sai cosa scegliere e quindi stai in mezzo. Abbandonare il tuo bro per una pulita scelta d'amore. Totalmente comprensibile. Quanto ti possa dare la figa? Cioè, volevo dire, la filosofia. La lezione di filosofia che ti dovevo dare. Vabbè, ora cosa pensi di fare? Non so, oltretutto mi ha scritto anche Bernardo, l'altro là. Quello che si identifica come simbolo della fede. Ma abbiamo fatto una figuraccia con Virgilio e Beatrice, ci manca solo lui qua. Ma perché non provi ad andarci con Pietra? Sei brava! Te sembro mica un PR che posso fare entrare e uscire la gente quando mi pare e piace! Faccio quello che posso e poi se ne... Ha tirato fuori il suo vero modo di parlare. Sì, quando è stressato fa così. Ah beh, buona sapere. Venite con me ragazzi! Yahoo! Questa è la macchina sociale radico nella tua vita sociale, se capo cosa sono sempre presi la vita. Grazie a tre persone a scegliere, parlerò di tasse dell'inferno. Tasse da fratello, fatti di brutto! I posti più caldi dell'inferno sono riservati a coloro che nei momenti di grande crisi morale mantengono la loro neutralità. Maremma cane, ma pure te che mi fa venire il suo stress che sembra veramente di stare all'inferno! Maremma ladra, tu che attacchi la tua, quella maremma di tua madre! Ma guarda te, so qua che mi devi far venire gli attacchi d'arte! Maremma maiala cane, che male! Chi è stato? Ah, ma sei tu il... Madonna, guarda che te lo tiro di grippone! Tanto, prima che mi prendi, sono già là in fondo, capisci? Possiamo non litigare, picchiarci, svenire per 5 minuti pieni? Forza, andiamo a farci 2 passi per sgranchirci. E va bene, dai.
questo me senza me. Figone, tempo senza tempo. Grazie, grazie, Bea. Te lo stai godendo lì, eh? Come quando sei in paradiso. Battutone. Ti vuoi sedere? Ma non posso, mi siedo, mi siedo. Hai visto le mie unghie? Sono bellissime, la cazzola! Quanta fretta! Sembra che tu non voglia perderti. Eh? Perderti! Cioè, perdere tempo. Mamma mia, che faccia burrascosa. Da tempo atmosferico, direi assolutamente sì. Nero. Prego. Sì, dove goccio. Torniamo a noi. In quel che avete appena visto, confluiscono personaggi che non ci azzeccano tra di loro. Alcuni sono semplici come uomo, alcuni misteriosi come animo. Alcuni hanno reso l'obiettivo della propria vita la velocità, come Usain Bolt. Alcuni l'hanno fatto diventare un'avventura ultraterrena, come Dante, che magari forse voleva più di qualcosa umano, ma di quello ce lo ricordiamo meno. Altri sono così tanto smarriti da essere ormai qualcuno che non esiste più, come Mattia Pascal. Ma molti altri devono ancora arrivare all'appuntamento. Com'è che avevi iniziato? Essere o non essere. To be or not to be. That's the question. E che ho detto io? Essere o non essere. Questo è il dilemma. I'm William Shakespeare. Hell, the tragedy is mine. Dopo il mio tantuccio, il mio grande, great Shakespeare. Oh, thank you, wonderful woman. Ora proseguo in italiano così tutti capiscono. Mi ha chiamato Wonderful e senza andare le mie bellissime unghie. Non so che la nostra. Perdono, maestro. Oh, nothing. It's okay. Ricomincio. Essere o non essere. Questo è il quesito. Se è più nobile per l'anima tollerare i colpi dell'ingiusta fortuna, oppure impugnare le armi e affrontandoli finirli. Morire, dormire, null'altro che in quel sonno di morte poniamo fine al nostro male nel cuore, ai mille affanni naturali che l'essere umano ha ereditato dall'inizio dei tempi. Morire, dormire, sognare. Sognare forse, ma che sogno può sopravvenire in quel sonno di morte? Perché il filo di questo mondo noi abbiamo deciso. Maestro, mi inchino e mi chiedo se il senso dell'ignoto sia quello che davvero trattiene gli uomini che soffrono immensi dolori per farla finita. I don't know, non lo so. Ma è sottile il confine tra il voler esistere e il non voler esistere. Ma se si decide di esistere, allora bisogna buttarsi in questa vita, in questo oceano, sia quando l'acqua è calma, cerca di galleggiare e ci offre mille panorami attorno a noi. Ma sia anche quando l'acqua ribolle di onde tempestose e ci affoga, e che dobbiamo aguzzare lo sguardo per cercare quel pezzo di legno che ci aiuterà a galleggiare. Quanto hai ragione, William, ed io che sono qui mai da una vita alla guida dei miei pirati dei Caraibi, mi sono ritrovato dopo tanti viaggi, tante imprese, tanti pagare, come in una prigione, dentro un mare chiuso. Non ho più nulla da vedere. Sarei un pirata. Ma perché dici saresti? Perché ho capito che non posso starcene con le mani in mano. E sai perché? Perché questo mare, questo cazzo di mare, è pieno di relitti per i resti umani. Quella pezzo di legno che la gente dovrebbe afferrare spesso non basta, e il pezzo di legno si confonde con i resti umani. E allora
Io, William, ho deciso di essere qualcosa. Magari non sono più un genere animale, ma semplicemente qualcuno che prova a dare una mano. Ora lavoro per le ONG e cerco di aiutare quelli che muoiono in questo mare chiamato Mediterraneo, ma che per me dovrebbe chiamarsi cimitero. Cimitero ce l'ha bene. Ma quindi sei diventato un eroe? Eroe, valle! Ancora più stati mi danno la caccia adesso. Dicono che noi delle ONG cerchiamo di aiutare i trafficanti di esseri umani. Capite? Non è cambiato nulla. Sono ancora più sicuro. Sì, però dall'animo puro. In fondo, essere pirati è essere liberi. Mentre troppa gente è prigioniera dei pregiudizi, incarcerata dalle proprie convinzioni assolute. Yeah, Shakespeare. Perché molte persone sono ancora che le proprie ragioni sono le ragioni di tutti, come tante verità assolute. Dopotutto, il cervello umano è come un paracadute. Funziona sempre se si apre. E avere intelligenza è la capacità di saper cambiare quando è necessario. Inoltre, è più facile spezzare un altro con pregiudizio. Cerchiamo di essere sempre capaci. Spesso seguendo un percorso lineare che va da A a B e non utilizziamo mai l'immaginazione che ci permetterebbe di andare in qualsiasi punto ne vogliamo. Albert Einstein! Sì, sta più convenevoli, ma gli younger friend, perché tutto ciò che desidero è solo un mondo di curiosi, di gente che sperimenta quella vita. Tu, genio della fisica, hai sempre messo in discussione la verità che non è qualcosa di granitico e dissolubile. Ma esattamente! Perché l'unità riesce a percepire nessuna minima parte della verità di per sé. E tutto ciò grazie ai innumerevoli sforzi di milioni di persone che camminano verso il proprio senso della vita per discernere ciò che davvero si chiama. Basta sentirsi ragionare dentro se stessi, un pezzetto di quel puzzle, con la coscienza. Infatti, resistere sta proprio nel dubbio di farlo nel modo migliore.
Tempo che diventa ricordo, e neanche un piccolo gesto ha un senso profondo, sensibile. Bravo! Qualcosa di relativo. Inoltre, il suo valore sta in ciò di cui noi facciamo mentre sta passando. Grazie. Grazie, Albert. Grazie, Jack. Grazie, William. Siete stati davvero fantastici. Ti pregherei di accomodarti vicino a Beatrice. Molto volentieri. Piacere. Sono un miracolo. Sì, sì, ma non confondiamo sesso con l'amore. Ma non facciamoci tanti problemi. Che confusione sarà perché ti amo. Passiamo al tempo relativo. Sono velocissimo se ci sei canta lei, mademoiselle. Albert, relativo lumacore. No, wait! Ma cosa è scritto sulle unghie? Tanti ti amo! Ammazza, William! Non ti proprio tutto, eh? È uno spot per la nuova edizione della nostra Divina Commedia. Si chiama Divino o... Divino? Forse quella un po' più moderno e scanzonato. Ma, sempre del sommo? Sì, ma ci ho messo del mio. Comunque, sediamoci. Lo spettacolo è per continuare. Scusate, eh? Oh, ma questa è piazza veloce, vero? Ho saputo che c'era un raduno di gente strana. Tipo un rave. Altro, non è un rave, eh? È soltanto una riunione di più persone. Oh, ma l'hai letta la legge al riguardo? Ok, la faccio un po' da ignorantella. Infatti si dice beata ignoranza. Oppure semplicemente stupida. Se c'è un raduno di più persone si dice adunanza sediziosa. Hai capito?
sediziosa. Sì, ma cammina, tra che bolletti spiriti. Piuttosto, ecco un passo un po' dietro a te. Ah già, volevo andare a una mostra, ma sciamo, mica potevo perdere tempo. Ho scritto sul metaverso di portarmi veloce in piazza veloce. Metaverso? Io conosco soltanto nel mezzo del cammin di nostra vita, verso dell'amor mio. Fai sul serio? Sì. Dai, metaverso, realtà virtuale. Comunque l'alfabeto di chi è? Michelangelo Merini. Anche meglio conosciuto come Carpaccio. No, Caravaggio, meglio conosciuto come Caravaggio. Ok. Senti, non è che però potresti cambiare quadro, che non vado molto d'accordo con la tua. Vabbè, perché non va? Non va. Dai, perfetto. Ah, un certo Vincenzo Vagone. Ma così che vorrai dire? Sì, sì, è quello che ho detto. Ma smettila di fare il genio della situazione, Einstein. Quello lo sono appena Masia, ma non sono stato io a parlare. E allora chi è stato? Mi prendi per il culo, guarda che chiamo la mia gang. Non sto mentendo, sono io che parlo. Ma io chi? Non guardare me. Ma io, Vincent Van Gogh, quello sul dipinto. Che fai, oh? Oh, vedi, sto toccando la merda. Comunque. Il quadro si chiama L'oritratto sull'orecchio bendato. Il quadro è stato realizzato dall'autore in seguito a un crollo emotivo dovuto a Gauguin. Anche tu! Tu sei il nuovo della mostra! Io sto leggendo quello che c'è scritto. Ti pagano in francese! Francese? Gauguin! Comunque, devi tornare a Parigi. Comunque un'altra cosa, mi hai definito pittore, ma non lo sono, non lo merito. In tutta la mia vita sono riuscito a vendere soltanto uno dei miei innumerevoli quadri. Non sbagliare in questo modo. Inseguire i propri sogni e le proprie passioni è difficile. Poi hanno creato un intero museo che... Non sai quanti soldi si guadagnano in quel museo. No, ho capito. Un museo? Un museo, proprio un museo. Ma a mio nome? Il tuo nome? No, 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 no. Devo aver sentito male, aspetta. Ti colgo l'orecchio buono. Quello attaccato. Tranquillo, tranquillo. Non mi serve. Visto, saliamo col pensiero che dobbiamo riuscire tutto su. Ma dovremmo prenderci il tempo di riflettere sui traguardi che ogni che giorno dopo giorno abbiamo. Esatto. Abbiamo raggiunto. Se guardi miei mi gira la testa. Grazie. Grazie ragazzi, sono commosso. Torno a essere un dipinto come prima, ma ora sorridente come la Gioconda. C'è davvero tanto da imparare. Nuovo quadro di Vincenzo Vagone. Nuovo orecchio bendato, ma ora sorridente. Grazie in tutti i social media store. Thank you.
sempre il tempo per cambiare. I finali delle storie. E con loro i destini delle persone. Pablo Escobar, un'icona dei cartelli sudamericani. E i poliziotti, che lo hanno ucciso dopo averlo rincorso. Ora possono diventare dei migranti. E Pablo, l'eroe di una canzone. Mio padre seppellito un anno fa, nessuno più coltivare la vite. Perdiamo sulle sue poche, poche unghie. Troppi fili da cullare. E il treno io l'ho preso e ho fatto bene. Spago sulla mia valigia, non ce n'era. Solo un po' d'amore la teneva insieme. Solo un po' di ancora la teneva insieme. Il collega spagnolo non sente, non vede, ma parla del suo gallo da battaglia e la latteria diventa terra. Prima parlava strano e io non lo capivo, però il pane con lui lo dividevo e il padrone non sembrava poi cattivo. Hanno ammazzato Pablo, Pablo è vivo. Hanno ammazzato Pablo, Pablo è vivo. Hanno ammazzato Pablo, Pablo è vivo. Hanno ammazzato Pablo, Pablo è vivo, è vivo, è vivo. Molto alto. Ora, siete voi a scuola? Ma chi è sta maniera? Comunque, sì, sono io il boss. Ma raga, vi siete persi delle scene di lui. Non preoccupate, c'è tutto nelle mie storie. Scherzo epico finito male a Pablo Escobar. Come? Come vorrei che ti risponda? La diva o la Tamara? La diva è tipo, sei ammazzo davanti a me, che schifo, Dio, che schifo. La Tamara sarebbe, oh, te devi svegliare, scemo, per due piotte di piombo.
E dopo che è successo? Dopo ha sentito una musichetta che faceva più o meno così. Ah, ci vuole tempo. 3, 2, 1. Insomnio, sfinata, prova tomba da morto, tomba da morto. Però mi sogni tranquillo. Sì, ma io non ho pagato per vedere questa cosa. Toglietela un po', va? Dove poco fa ci è giunta la notizia che proprio qui è morto Pablo Escobar, noto politico e anche noto trafficante di droga e uno dei più grandi della storia. Ma attenzione, attenzione, abbiamo un testimone, sentiamo. Buonasera. Lei è stato testimone di quello che è successo? Quindi, di nozze? No, di nozze non si trova male. Vabbè, qui siamo al telegiornale, se lei vuole dirci qualcosa riguardo a quello che si può fare le mie storie, voi siete molti. Boh, io ho 1 milione di follower, a voi vi segue mia mamma e mia nonna. Comunque, allora, ci dia qualche dichiarazione. Allora, è arrivato da là ed è morto lì. Più o meno è andata così. Basta. Ciao mamma! Qui da Piazza Veloci è tutto. In linea allo studio. Quindi è morto. Te lo dite così? Sì. Ora viene meglio. Ah, ora viene meglio. Si è alzato, si è tolto la camicia ed è rimasto in casa terra e da parte di una canzone che faceva prima era così. Hanno ammazzato Pablo, Pablo è vivo. Mi sembra che tu abbia usato roba molto buona, perché con questa visione smisurata assai risuona. Io per scrivere la mia commedia ho usato in verso stanze, ma ciò che usi tu mi parla ancora più avanti. Oh, vabbè, fine. Io uno non mi trovo. Secondo, vai a vedere le mie storie Instagram e capisci che è tutto vero. Aspetta un secondo, è da un po' che non entro, ho dimenticato la password. Aspetta, nuova password. Amo Beatrice, password già usata, accidenti. Amo Beatrice 3, come password già usata? No, ne ho una perfetta, non l'ho mai usata, lo giuro. Virgilio, amo Bernardo, come password già usata? Posso? Sì. Odio Beatrice, passo da città. Oh, boh, funziona. Ok, com'è che ti chiami? Luis. Luis. Akrafnafafna. Ma lo spelli? Sì, grazie. L-U-I-S. Akrafnafafna. Ok, quindi sei Luis. Akrafnafafna. Sì, ok. Oh, ora Dante è il mio nuovo follower. Vieni qua intanto. Così. Stasera dobbiamo vedere un film. Giusto? Giusto. E a te non piacciono diversi tipi di film. Giusto? Giusto. Se tu potessi scegliere, se ne avessi veramente la possibilità. Che ti... Allora? Ci muoviamo o no? Sono le 7:36. Io è dalle 5 che vi aspetto. Siete mori come delle maniste, bla bla bla, lo sappiamo. Io però ero in anticipo, te l'avevo detto che erano le 18:35. Ma era tardi. Oh fra, ma io lo so che già una volta sei arrivato in ritardo di un'ora. Impossibile, se arrivo tardi significa che sono morto. Corriera veloci.it. No.
17 marzo 2016. Non so di cosa tu stia parlando. Oregon, Stati Uniti. Non sono mai stato in America. Mondiali di atletica, il mitico Usain Bolt arriva in ritardo a medaglia a fare una lampada per noi. Non è vero! Così Usain Bolt non solo perde la gara, ma anche tutti gli sponsor che gli si tirava dietro. Fammi vedere. Oh, ma fai, fiati, dammi il micino. Tutto quello che è scritto lassù non deve essere mai più preso in causa, ci siamo capiti? Mai più! Come vuoi, però ci sto molto. Pace ora? Non litighiamo più, dai. Ma se volessimo! Arriva in ritardo in gara. Era a farsi una lampada abbronzante. Ma sei daltonico o cosa? A che ti dovrebbe servire una lampada? Poi a te, scusa. E di quando vado al nord cambia il colore. Ma scusa, in che modalità? Cioè, in base a quale legge della fisica coloristica? Quantistica! Ma sono affari vostri, ok? Non è un problema nostro, non sono affari nostri. Oh, sei per caso rettiliano, velocità sovraumana, colore che cambia a seconda delle regioni. Non sei un rettiliano, sei semplicemente strano, molto strano. Non è vero, sono fatto così dalla mia mammina, confezionato da lei. Va bene, sono tutte minorità umane quelle di cui è dotato Usain. Piuttosto... Io sono venuto qua per vedere un film. Ci vogliamo decidere? Più che venuto sei spuntato. Cosa intendi dire? Oh, niente. Scusami. Perché lo attacchi, scusa? Lo sai benissimo che mi piace quando succede. Intanto il termine decidere, imboccare indeciso come te, sta un po', eh? Piuttosto, io vi propongo. Dobbiamo vedere un film tutti insieme. Di avventura, comici, Maria, no grazie, potrei svenire. Bravo, io anche morire. Allora, gli horror ce ne sono belli, però io preferisco che film di quel tipo lì che fa cose. Che bella descrizione, sei proprio impegnata, guarda, si vede. Basata sulla storia vera. C'era una volta un uomo di nozze di scarpe. Vendeva macchinari ospitalieri, una tecnologia all'avanguardia. Aveva tutto, eh? Una casa, una famiglia e perfino un bel lavoro. Solo che col passare del tempo vennero inutilizzate e lui perse il lavoro. Piano arrivò anche a perdere la sua casa. Non so mai. L'unico tesoro che gli rimase era suo figlio. Lui si sentiva un obbligo di dare una vita normale come dovrebbe un padre a suo figlio. Perciò si iscrisse a un corso per diventare imprenditore. Solo che questo non mi aveva mai garantito il futuro che aveva lui. Dopo un po' la situazione non faceva altro che peggiorare. Il corso diventava sempre più difficile. I soldi scarseggiavano e suo figlio cominciava a stare male per la situazione. Dovettero dormire in rifugio alla prima mano, in posti per senza tetto e perfino i bagni della metropolitana. Ma nonostante tutto ciò, Chris non si arrese mai. Ha finito il corso e divenne imprenditore e si riprese tutto ciò che aveva perso. Alla fine dicono che la speranza può sempre resuscitare in una persona. È l'acqua che ha fatto ricrescere questa famosa speranza in Chris. Era proprio. Sì, però hai spoilerato tutto il film. L'avete sentito, ragazzi? Qualcuno? Come sempre. Ma è nessuno che mi ascolti. Chi avrebbe mai immaginato che raccontasse tutta la storia? Che si poi, cazzo. Comunque, se a qualcuno di voi interessasse, nonostante sappiate già tutto, la storia strappalacrime che avete appena sentito era la storia del film La ricerca della felicità. Non voglio rubare niente a nessuno, non sia mai.
Anzi, saluto Will Smith che ci segue da casa. Ciao Will! La ricerca della felicità. Che belle parole. Questa parte della mia vita, questa piccola parte della mia vita, si chiama scelta. Forza, polettoni! Scusa, ma non era panissimo? No, non glielo ricordate! Forza, panissine mie! Ci mancava solo questo, Ragazzi, possiamo andare un po' più piano? Non abbiamo fretta. Tranquilla, manca poco, buono. Ho capito, raga, bro. Devi andare a scendere di questo passo. Dai, dai, è lì. Ci siamo. Ah, eccoci qua, venite, ragazzi. Dobbiamo prendere quei... Allora, buongiorno, vorreste i biglietti per quel spettacolo lì? Non li può comprare il caramello. Ho scelto la dama più interessante. Sei biglietti? Sì, sei biglietti ve li posso dare. No, non ci sono ancora neanche la mia. Però non pensate di stare vicini. Vabbè, se è un problema, io torno da Adriana. Così voi rimanete in cinque. Ma se non sai manco dove sta Adriana. Ma dai, la troverò! E poi non ho nemmeno un documento con me. Lo penso così tante volte che praticamente ho perso identità. Se il documento è un problema, io non vengo. Anche perché quel cartello mi ha fatto un po' di paura. Comunque, che film guardiamo? Qua tutti sembrano fuori di pesca. True love, Princess Peach. Peach, you're so cool. And with my star, we're gonna rule. Peach, understand. I'm gonna love you till the very end. Che il flusso della vita si impossessi di noi ed eventualmente il sempre diventa possibile. Perché, dopo tutto, noi nelle cose cerchiamo sempre la certezza, ma è così bello vivere in certezza. Il prima e il dopo possono semplicemente essere adesso. Con una certezza, però. Quella di restare sempre qua. E amare, sì, amare davvero. Ma quanto è bene scrivere ti amo. È così bello dirla a qualcuno. È la nostra vicinità per fregare il tempo. Sì, però
parlando, no, ragazzi, guarda, io sto cercando di farvi capire che potete convivere anche da soli, usando le vostre stesse potenziali, il vostro potenziale. Ma io non è che non ci sono, io ci sono sempre, Piuttosto sto qua. Però mio caro, dove sono i morbidoni che mi hai promesso? Abbiamo detto settimana prossima. Poi per entrare, però. No, conoscendoti rimanderai come fai sempre e mi rimanderai nel prossimo. Perciò sganci qua qui. Sì, ho un'idea. Facciamo che ti do questo per ora. Cazzo, mi serve. E poi do il resto. Vabbè, mi voglio fidare. Però se entro settimana prossima non ricevo il resto, ti faccio uno shatu schiatto che stelline diventi atomi! Sì, anche a te e a tua famiglia. Via. Andiamo avanti, per favore. Sto qui. Che simpatico, vero? Siete sicuri della vostra scelta? La nostra non scelta. Su, dico che per locazione non chiara ci ritroveremo infine a rivedere le stelle. Beh, lui è sicuro. Anch'io, forse. Per me è ok. Io vi aspetto già una figata pazzesca. Perfetto, ci siamo tutti. Va bene. 3, 4, 5, 6, 6 biglietti per voi, non vi darò. Ecco, buona visione, tenetevi ristretti e tutti felici e contenti, vai. Ci mettiamo qui, vero? Prima fila. Sì, dai. Se non volete rimettervi voi qua, possiamo metterci noi. Oh, è Luigi Vittorio sta roba. Ma Luigi Vittorio è cosimo, fa un po' veloce, dai. Allora noi qua. Le menti più intelligenti vengono riservati i posti migliori. Ma che posti migliori e posti migliori? Possiamo vedere tutto e tutti da quassù. L'ultima fila serve solo per filarvi a prima. L'ultimo girone. Non credo che tu possa scappare facilmente da lì. Ci sono delle guardie dell'agenzia Lucifero e sono grosse, te lo giuro. Ehi ragazzi, come va lassù? Al solito! Ah, lol. Ma cosa ridi che manco c'è un posto dove sedervi? Cosa c'è? Mi hai rubato il posto. No, hai ragione io. No. Dai, fai il cane, vieni qui a cuccia, dai. Esatto. C'è un'altra poltrona. Non mi hanno pagato abbastanza per questo. Siediti. Ma non è giusto. Anzi, non vengo pagato e basta. Oh, hai perso la poltrona, ma quel tappetino funziona. Letto nel pensiero, va a sfidare. Va bene. Vuoi fare un game tanti e stiamo incazzando, ok? I agree. Ma faccio appaiato! Ma io non lo so l'inglese, sto anche scomodo. Lo traduco per te, dai. Allora, tutto divertimento e giochi finché nessuno si arrabbia, ok? Raga, mi avete davvero... La pubblicità! Ragazzi, ascoltate per favore! Guasta feste, si stava facendo divertente. Buonasera. In diretta dal Teatro delle Vittorie di Roma, Amadeus presenta la 74esima edizione di Miss Mondo, spettacolo abbonato alla lotteria di Capodanno. Ma prima di cedere la linea, ascoltiamo alcuni minuti di pubblicità. Wow!
nuovo smartphone 22 S Max Pro 7, 16 colorazioni diverse, 18 fotocamere posteriori lungo 1,2 mm in più dell'anno scorso, e sa fare anche le telefonate. Wow! E sai quanto costa? Sì, è tuo. A soli 4.999 euro, sì, è tuo. L'hai comprato solo guardandolo. Sì, ti vediamo. Sappiamo dove andare. Vuoi una casa pulita con odore di pulito dappertutto? Per te da oggi c'è donna di servizio. Donna di servizio, e stai lustro. Buonasera, per me è un onore presentarvi questa sera un ospite speciale venuto da molto, molto lontano, e non è una citazione, diciamo. Qui stasera con noi Miss Mondo! Scusate, abbiamo avuto un calo di budget. Buonasera, la rifaccio e non la rifaccio. No, buonasera, buonasera, qui con noi abbiamo Miss America! Che bello il mio nuovo continente. E davvero, che l'amore sono incontinente. Cosa ti avevo detto? Buffoni! Cosa fate, buffoni pilantratori? L'America l'ho scoperta io con le mie tre caramelle. Caramelle? Fanno come quelle che usa il mio dottore per le sue visioni. No. Va bene che tutto è relativo, però non ha detto caramelle, ha detto caramelle. Le famose imbarcazioni. Imbarcazioni? Andiamo, miei pirati! No, please! Non so se è semplice sopportare un ignorante del genere. Aspetta, voglio sentire. Che cosa mi dico tiene la faccia? Messer Colombo, e allora perché essa si chiama America? Perché forse ha preso il nome da me? Americo? E tu, con gli occhiali stessi, ti hai preso fischi per fiaschi, pensai di essere nato in India, ma va. Che coglione! Ma le serpenti non fai in aria da qua dolce. Io ho detto! E ora ti puoi rispetto! Sono stato per Colombo, chissà come si è mandata la storia. Magari non ci sarebbe stata Hiroshima e Nagasaki? E non mi dobbiamo buttare il cazzo! No! Non ci sarebbero state tutte queste scoperte, senza giuro. Silenzio laggiù. Quello che tu dici, Amerigo, sono sottigliezze. Fui io ad arrivare in America nel 1492. Tu venisti dopo. Beh, non sarebbe un difetto. Hai visto parlare di bambini. Sono feste in mio onore. Non mi pare ci messi in onore. Beh, se per questo hanno anche distrutto le tue statue, reputandosi responsabile del genocidio degli indiani. Quindi sarebbe colpa mia, colpa mia! E allora sapete cosa vi dico? Tu vestiti, baldracca di un'America, io me ne vado. Scopri la tua America, meglio, come cavolo ti chiami. Però prenditene anche le colpe, io me ne vado, per nuovi mari infiniti. Oh, finalmente se n'è andato. Dai, cominciamo i nostri giochini. La sporcaccione adesso, dai, lasciami andare. Buono che sei. Per pochi giorni o per sempre. Per un problema così non aspettare che sia troppo tardi. Da oggi c'è Sexy Test. Sexy Test, il test rapido che ti dice se sei uomo o donna. Ai, che mal di testa. Hai provato con Evergine? Sì, ho provato. Come hai detto, scusa? Sì, ho provato. Niente da fare.
Non è regina, niente da fare. Uffa cara, mi sento la febbre. Ficcatela, e ti passa. Ehi Chiara, spendi ancora tutti quei soldi per comprare un solo dentifricio? Fatti furba, da oggi al prezzo di uno te ne porti via due. Fatti furba, uno lo compri, l'altro te lo metti in borsa senza farti vedere. Fatti furba. E ora diamo la linea all'onda verde a cura del 4212 dell'ASCI. Statale 1 Aurelia interrotta nel tratto Pescia Romana Chiarone Scalo per lavori in corso. Attenzione sull'autostrada A12 Vero Livorno all'uscita delle gallerie Forti Raffiche Finita. Nell'alto traforo Monte Bianco, sull'autostrada del Brennero perforazioni di ghiaccio sono intervenuti i mezzi dell'ANAS. Il grande raccordo anulare di Roma sono in testa Mazzo e su William, seguito da Bergen su McLaren. Vi raccomandiamo in sorpasso. Consentite le carognate sulla A12 Genova Livorno e mi raccomando, consentito l'omicidio colposo all'uscita del casello di Genova Bolzaretto. Milano, picchiano figlio perché gay. Ascoli Piceno, la frase razzista di un cliente al cameriere. Non servirmi, sei nero. Perugia, botte e insulti omofobi a studente. Salerno, padre rifiuta la relazione lesbo e tenta di accoltellare figlia e compagna. Sassuolo Lazio, insulti antisemiti contro i romanisti. Cremona, insulti a una 24enne. USA, ucciso un lebro in Louisiana, indaga la polizia. Salento, aggressione omofoba al titolare di un bar, tre indagati. Uno accusato di apologia del fascismo. Latina, trans 17enne aggredito a sassate. Il racconto shock di Thomas. Mi urlavano, magari riaprissero i forni crematori. Torino, nuovo episodio antisemita. Crepa sporca e bria su casa partigiana. Firenze, raid fascista davanti al liceo. Aggrediti due studenti per strada. Quanto odio abbiamo già visto che non è andato non solo oltre a rispetto della dignità, ma della stessa vita. A proposito di questo, una grande filosofa e politologa diceva: fin dai tempi di Socrate e Platone, siamo soliti considerare il pensiero come quella conversazione, quel silenzioso dialogo che c'è tra me e me stesso. Rifiutando completamente di essere una persona, Eichmann ha completamente scelto di perdere l'unica e più peculiare qualità umana, quella di essere capaci di pensare. Di conseguenza non è stato più in grado di dare un giudizio morale. Vedete, questa sua incapacità di pensare ha dato l'opportunità a molti di quelli che noi consideriamo esseri umani ordinari di commettere azioni riprovevoli su vasta scala mondiale. Azioni che nessuno aveva mai visto prima. Vedete, la lieve manifestazione del vento del pensiero non è assolutamente la conoscenza.
ma la capacità di discernere il bene dal male, la bellezza del mondo dalle sue brutture. E quindi voglio sperare che pensare possa donare a tutti la forza di prevedere terribili catastrofi in questi rari momenti in cui sopraggiungerà le sei morti. Grazie. La mia ira funesta, tutto perché Ettore ha ucciso il mio amore padre. La mia follia vendicativa, il mio combattere con la furia di Centotone, il non rispettare il corpo di Ettore, facendone il tempo, perché lui ha ucciso la mia ragione di vita. Calma il cuore, amore mio. Io non sono mai andato per te, io sono dentro un sogno che non conosce la funzione di Matteo. Ma non mi manca il tuo braccio. Si diverte a me come un forziere suo tesoro. Lo so, ma se io sono dentro di te, ormai sono più di me. Però tu hai sbagliato. E se tu dai, apriamo il corpo di suo figlio. Perché, ricordati, che l'amore non può nascere. Altrimenti saresti come quelle persone che con la violenza annientano, si vendicano o addirittura dividono. Invece tuo padre può giudicare con la violenza delle azioni, delle parole, degli sguardi di schermo di chi crede che l'amore come noi sia il bene. Grazie mio destino, sento che presto morirò e mi ricongiungerò, ma questo tempo che rimane è confortato da una, ancora una volta da una carezza che mi rende vivo. Tu sei vivo padre, sei l'essenza del mio tempo. Qualcosa che l'uomo sente una presa alla gola. Ma il vero senso è quello di adattarlo, di dargli un respiro più profondo e cercare di adattarlo ai bisogni della nostra vita. Io sono il tempo che ognuno di voi deve sentire dentro come un brivido improvviso che non sa spiegare. Già che sono qua, sfrutto il momento per prendere un altro orologio. Uso il potere come riesco. Stop freeze. Quanto romanticismo. Il mio tatuccio però non mi ha mai detto queste cose. Ha scritto soltanto: mi sento beata grazie a te. Beata grazia. Sì. Grazie a lei, grazie anche a me. Mi taccio. Però il mio tatuccio dovrebbe poi parare da Patroclo e Achille. Intensi, drammatici, tragici. Al punto giusto, un po' come il mio Romeo e Giulietta, mi trovo d'accordo con lei, per Shakespeare. Purtroppo arriverà sempre troppo tardi il momento in cui l'uomo capirà che non ha nessun diritto di togliere agli altri ciò a loro più caro. E soprattutto... Silenzio! Sta parlando quel simpaticone della pubblicità. Ascolta. Grazie. Buonasera, diamo un'occhiata alla situazione generale. Sulle regioni settentrionali, padre, un rapporto di depressione psichica, che successivamente ha già
potrà ripensare le aree in questione. Sulle regioni lombari avremo un tempo attualmente, soprattutto nella nottata di domani. Nasi, da tappati a molto tappati, con tappi in aumento nella nottata di dopodomani. Avremo sporadici stanuti qua e là in qualche punto del posto. Agitato il bacino centrale. Venti, tagliati a molto tagliati, forse la regione e dei volari che rimarranno più o meno attaccati, tagliati in mani di dentro. E attenzione, le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi causeranno l'autofermo dell'alta legionaria. Bello ridere. Tra mille cose buffe della vita, ecco la lacrima. Il sentimento del contrario, come Pirandello ci ha insegnato. La follia, la normalità, la pazzia. Che cosa sono? Chi decide che è normale? Chi decide che è normale? La normalità è un'invenzione di chi è privo di fantasia. Folle, il diverso, spesso sono oggetto di derisione. Ci sono persone così, si scagliano contro una cosa quando non lo cazzo. Il mio dolore può essere la ragione della risata di qualcuno, ma la mia risata non dovrà mai essere la ragione del dolore. Charlie Chan. Forse potrebbe capirmi?
capirmi? Come potrebbe? Io la forte! Sapete che c'è? Allora io lo ammetto, like. È troppo facile perdere Batman. Già. A volte noi cerchiamo di isolare quegli strani e... Amico, ormai non ci sono più, ma troppa gente. Troppa gente riesce comunque a sentirsi sola. E troppe volte non ci prendiamo cura dell'umanità. Oh! Silenzio, panisse di là! Che qua devo ascoltare! Bla bla bla. Qua si passa velocemente da uno spot all'altro, da un personaggio all'altro, tutto troppo velocemente. Mi piace un botto! Un botto? Sì, un botto! Uno sparo! Come quando devo correre! Reattivo, ragazzo! Reattivo! Eccoci qua ragazzi, sulla punta di linea, io sono il primo sulla fortuna di spallini, attenzione, colpo di lavoro, campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! È interattivo questo film. Solo uno! Solo uno! Viene padre dal mondo! Scappa con la nuova Fiat 4x4 16! Scappare nella giungla non è mai stato più facile. Mi piace questa roba! Hey, hey, hey! Hai mai pensato di andare al cinema? Ci siamo già. Forse sì, ti abbiamo detto di sì. Titti! Il cinema è la tua casa, dove ti brilleranno gli occhi, dove ti si riempirà il cuore e dove vivrai migliori esperienze della tua vita. Ti basta prendere un biglietto, sederti e vivrai le migliori sensazioni della tua vita. Senti, coso? Io non ce l'ho la poltrona, quindi se mi metti una cosa di più leggero, perché io qui sono immerso da mille pensieri. Dove incontrerai persone stupende, ma anche molto rompipalle. Oh, non offendere il mio però, eh. La bocca gli si aprì tutta velocemente. Galeotto fu la pubblicità e chi la scrisse. Quel giorno i due si innamorarono velocemente. Oh, ma che innamorare, oh, Dio. Ecco, hai fatto finire nell'altro mondo. Di nuovo. Ma va, è sveglio. Vai, non conosco. Sei un po'. Cosa tu sai? Non è interessante, dai. Gatto, sulla mia pelle, il sudore sulla mia fronte. Questo non è il film. La sabbia calda che ti serve. Ah! 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 Che male! Ecco! Prima a parlare con uno che è tutto il contrario di tutti! Notiziario, cercate di questo! Peccato, non c'è il film, penso proprio che i vestiti contro il tuo corpo, il mondo contro le tue decisioni. Ragazzi, ma cos'è sto posto? Ho pensato prima io, tu sei arrivato secondo, come sempre. Sahara Special. Thank you.
cattivo. Non l'avrei mai immaginato. Luis, ma cosa ci fai ancora lì con Dan? Si sveglia, sto qua. Dai, lasciatemi, non è importante. A voi è piaciuta la pubblicità? Beh, in effetti sì, perché quella pubblicità era del profumo della passione della vita e la sabbia il segno del tempo. Quindi vi invito a cogliere quelle passioni, le nostre passioni, per non diventare come me. Il fu Mattia Pascal e pentirsi non di ciò che si è fatto, ma di tutto ciò che non si è fatto. Mamma mia, che storia filosofica fantastica, seguitela sul mio Instagram. Il senso della non deve essere un'opportunità. Vedete, hanno fatto tantissimi ragionamenti in un pezzetto di tempo. Un pezzetto di me. No. No. Scemo. Vedete, mi si può vivere intensamente senza che lancerete dei profondi creazioni. Perché importante è godersi la vita. Ed eventualmente me. Perché l'unica cosa che conta è il presente. Godetevela. Thank you.
Nuvole passano, tosto arpioli attimo. Rallenta il battito per sollevare l'animo. Non rotto un cazzo se la gente pensa strano. Tu vola con un'aquila che gli altri fanno il passero. Passerà, ti dicono che passerà. Ma tutto il tempo passa, qui la passione poi svanirà. Candida, la tua faccia candida. Prenderà colore quando sarai pronta a farcela. Conta i secondi come fossero minuti. Poi 30 minuti come fossero gli stupidi. Solo se i corpi col tempo si fanno umidi. Tu viaggia come Udini. Le paranoie fanno peso, le paure fanno peso. Le ciò fatto amicizia, ora solo l'incompreso. Per questa giacca di speranza tu non sai quanto ci ho speso. Cambiato la valuta, non si può pagare in euro. Supereroi, superpoteri, chi più ne ha e più ne metta. Dai, è capitato almeno a tutti a fantasticare almeno una volta su quale superpotere fosse più figo. Chi la superforza, chi la telepatia e chi magari il volo. Volete sapere qual è il mio? Volete davvero sapere? Beh, per raccontarvelo dobbiamo andare indietro. Al prima di una serata molto sobria, ripeto, molto sobria, con uno dei miei amici. Nel mezzo del film di nostra vita, vi ritrovai per una strada oscura. L'amicizia mia era smarrita. Ma in quanto a dir qual era cosa oscura e silenziosa. Ed il rumore più forte e nel pensiero rinnova la paura. Tant'è Luis di me voleva la morte, per trattare della fuga che non vi trovai, lo svenimento tirai fuori dalle scorte. E non so ben ridir come abbia addormentai, tant'era Luis pieno d'ira che a quel punto la verace vita abbandonai. Strano, però. Promettevano un film su Chris Garner e suo figlio, ma sono ancora, ce ne sono ancora. Certo, come no? Cos'è che? Non hai capito niente di questo cinema, vero? Ma boh, cioè, la trama ci stava. L'attore, gli attori erano bravi e... Boh. Io sono gentile, calma, ma è proprio notte quasi denti! Non ti sei goduto nemmeno un secondo di ciò che accadeva davanti ai tuoi occhi! Sei sempre la farfugliare, sono il primo, sei più veloce, basta! Non hai seguito nemmeno un momento dello spettacolo! Pesante! Luis, tu, pigro e svogliato! Oltre a parte che sei per uccidere Dante! Perfetto! Tu hai fatto l'esatto contrario di Usain! Sei arrivato in ritardo e proprio nessuna boia stasera! Nemmeno tu ti sei goduto lo spettacolo! Calma, è Peperina! Peperina, mi piace come non... Tu, come che ti chiami? Mattia? Adriano? Santino, cerchi due cose, la tua amata Adria e il tuo orologio. Ma dove guardi? Di sicuro erano davanti a te. No! Dante, paura e svenimento umano, non vedesti ciò che proiettato era. I tuoi occhi serrati con cera. E tu! Io? Soprattutto tu, ancora peggio di Dante, non era nemmeno. Era solamente un monologo. Nemmeno tu hai apprezzato questo spettacolo! Calma, cioè, lo potremo rivedere. Cioè, certo, gli attori lo rifaranno. Quando è che lo rifaranno? Ma arriva il cartellone. Ma non c'è il cartellone.
Esatto! Grazie, animo! Grazie! Ti prego. Ti prego, non basta. Grazie. Luis. Yusein! Dante. Mattia. E uomo. Oh, è vero! È vero! Forse non conoscevate ancora i loro nomi! Scusatemi, scusatemi, davvero! È colpa mia! Anche se dovrei fare una scheda dei personaggi, ve li presento lo stesso. Luis. Luis, Luis, Luis. E anche tu, Yusein, mica scherzi, eh? Vieni qua. Eterni primi ed eterni ultimi. Non vi smentite mai. Uno impegnato a rincorrere medaglie e l'altro a rincorrere like. Così tanto impegnati a primeggiare e tanto da dimenticare poi ciò che davvero più importa. Non vi offendete, bravissimi entrambi, eh. Però ricordate che la vita è anche altro. E voi due, personaggi della letteratura vissuti o creati che siate, venite qua. Oh, che non svenirmi davanti, eh! Sai, è stato veramente difficile non prendersi male con quel tuo tuffa bomba! Dante, Dante, ricordati che la fede non è una certezza, è una speranza che conosce la bellezza del dubbio. Via! Ti ero un po' persa. Il tuo orologio è la tua bussola? Ricordati che il tempo, quando si è insieme, non va misurato. Ho vissuto. Prendilo come consiglio, d'accordo? Anche se forse hai già iniziato a capire. Ed eccoci alla coppia che più preferisco. Animo e uomo. Sapete perché li ho chiamati così? Perché l'uomo può essere trascinato da una sola cosa nella propria vita. L'animo. Devo dire che insieme avete lavorato bene, ma proprio bene. Ho architettato tutto. Io? Nah. Ma mannaggia. Io architettare qualcosa che sono stato bocciato 3 volte all'asilo. Ma dai, ma... Forse. Giusto un po', è un pochino. Però una promessa è una promessa, giusto? Una storia che avrebbe cambiato totalmente il vostro modo di vedere il mondo. Ricordate? La vita, il cocktail, la scatola di cioccolatini, interpretatela come volete! Io, sì, io la vedo come un film appassionante, singolare e unico in ognuno di voi! Tutti noi! Tutti noi, sì, la viviamo in un modo diverso, eppure facciamo tutti la stessa cosa. Cerchiamo di godercela. Questa vi farà ridere. Se la vostra vita fosse un film, che tipo di film sarebbe? Il mio tempo qui penso che sia finito, arrivo subito. Non so voi, ma ho una certa fame. Penso che andrò proprio un bel panino. Abbiamo cominciato a capire, ma... Ora come finisce? Giusto, giusto, giusto. Cazzo. Dimentico ogni volta. Da me avete già visto tutto. Inizio. Però guardatemi intorno, sì, intorno a voi! Le persone che ci stanno ascoltando sono ancora nella sala, lì dietro! Non sanno ancora come finisce. Forse da ora non faranno come voi. Semplicemente si godranno un po' di ghiaccio. Per questo, forse, chissà. Per voi, sì, per voi forse lo potrei dare un altro biglietto. Chiudere un occhio va sempre bene. Thank you.
Thank you.
Persona, ma ne erano totalmente ignari. L'opera di chi era? Luca De Simone. Voglio chiamare qua davanti le persone che si chiamano Luca De Simone. Prima di tutto Tacchino. A settembre è arrivato col copione, che naturalmente era un copione con pochi personaggi perché era la sua prima scrittura e quindi non poteva diventare esclusivamente uno spettacolo perché cioè c'erano 6-7 personaggi, no? Però era un'idea buona e da lì siamo partiti, quindi il testo di Simone non è mai esistito, cioè è una cosa che iniziato a scrivere quest'estate. E su questo ci abbiamo lavorato poi un piccolo gruppo ristretto, ma poi in verità non solo noi, perché hanno portato un contributo tutti. Mauro per esempio ha portato un contributo, Emanuele ha portato un contributo, Giovanni ha portato un contributo, cioè, ma tutti sono stati incaricati uno per uno e quindi si è costruito questo testo insieme. È un testo lunghissimo, come avete visto, e anche forse non così semplice da seguire, però credo che loro poi ci siano calati tutti, da chi doveva dire 10 battute, da chi 50, da chi anche solo 2, ma ci siano calati tutti quanti. E il fatto che questo palco non riesca a contenere tutti i ragazzi del Giorgi che sono qua stasera, veramente mi emoziona. Mi presento, sono Luca De Simone, lo scrittore di Un biglietto a vita. Non è stato facile, non è una volta lo
sta recitando. No, stavolta no, non è stato facile, non è. Non è stato per niente semplice, soprattutto scriverlo da capo. Soprattutto impararlo. Però se posso dirlo, devo dire che questi mesi sono stati proprio una fiesta. E questa da chi non lo sapeva. Yeah! Ciao Laura. Ci vediamo in giro.
Grazie.